Gentili spettatori, benvenuti all'appuntamento con il calcio 5 di Serie A maschile, seconda giornata di ritorno. Color Max Pescara, Todis Lido di Ostia. Allarga sulla sinistra, molto bene per Poletto, che lotta, vince un tackle, attenzione, e tiro gol, gran gol di Poletto, esulta la panchina ospite all'ottavo minuto quasi pieno, grande azione di Poletto, vince un tackle e poi fulmina inevitabilmente Mazzocchetti. Lo scambio, attenzione, la conclusione di De Ferreira che vorrebbe il fallo di mani. Chi ha subito uno scossone, attenzione, e il gol del pareggio di Paulinho. Ma bellissima l'azione perché Eric da Silva, anziché tirare, ha servito occhi chiusi Paulinho che ha incrociato, niente da fare per Di Ponto. 1-1. Infatti Paulinho tocca per Andre Ferreira, si tratta di uno schema e poi la bella combinazione. E poi c'è il Andre Ferreira, ha preso il palo forse, la combinazione, attenzione però poi c'è un pasticcio, Motta, la porta è vuota, gol, 2-1, ancora Poletto sull'errore difensivo, uno dei pochi veramente della Color Max Pescara, e ha approfittato Motta ancora con intelligenza, anzi meglio la doppietta con Poletto, attenzione, palla del possibile 2-2, gol, autorete sul tentativo di Andrea Ferreira che prima si mangia il gol, poi rimette il pallone in mezzo e c'è un'autorete. Da Silva subisce fallo e siamo al tiro libero. Anzi, no, non è Di Ponto. Il tiro incrocio dei pali, sfortunata la Colmax Pescara. Ci affronta il suo diretto avversario e poi esegue una gran fucilata e il gol di Barra che approfitta del tapin dopo la grande sciabolata di Rocha, è stato il più lesso a respingere, a mettere dentro, che viene di regia Leandro, grande finta, gol pazzesco, 3-3, gol favoloso, 1:45 dalla conclusione del primo tempo, una finta che ha spiazzato il suo avversario e poi una botta di destro di collo piede imprendibile per chiunque. Attenzione a questo attacco e poi è Motta che riesce a siglare dopo un pasticcio difensivo, un'incertezza collettiva, proprio Motta sigla il gol del 4-3 sul campo del Matera. Intanto seguiamo in diretta, attenzione a questo appoggio di Poletto, reclama come era fatto il Pescara nel primo tempo per un fallo di mani di Leandro. L'appoggio di Andrea Ferreira, attenzione ancora Andrea Ferreira e poi il gol di Scarinci, 4-4. Bravissimo, però è stato Andrea Ferreira che è andato a recuperare il pallone quando mancano 14 minuti alla conclusione. Bel lancio in direzione di Robert che può rimettere al centro la conde, ottimo il gol! La rete del 5-4 di Eric da Silva dopo la respinta del portiere Di Ponto. Jetson si libera molto bene il suo avversario, gran botta, attenzione, poi sfortunato Jetson con il pitch in pieno, la traversa sulla ribattuta di Mazzocchetti. Motta suggerisce per Poletto che cerca di andare via, ce la fa, poi palla al centro, gol, 5 pari, Motta. Bellissima l'azione di Poletto, bravissimo. Sirena dice stop e lo dice nel modo giusto, finisce 5-5.